Anche in tempo di emergenza Covid-19 l'associazione MAU continua le sue attività e mi trovo presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in quanto la Presidente Antonella Tarquini consegnerà al reparto di oncologia di tale ospedale degli opuscoli riguardanti l'indicazione per la prevenzione della contaminazione ambientale da farmaci antiblastici. Tali opuscoli verranno consegnati anche ad un rappresentante della clinica Gobellis e si potranno trovare anche nelle maggiori farmacie del territorio. Sì, il nostro impegno continua nonostante il Covid, come dicevi tu Daniele, perché purtroppo le malattie non si arrestano, per cui nonostante tutti i limiti e vincoli che questa situazione di emergenza ci impone, il nostro impegno non viene meno. Infatti oggi siamo qui per la distribuzione di alcuni opuscoli che il dottor Pietro Masullo si è offerto di fornirci al fine di distribuirli tra i pazienti oncologici del territorio. Infatti li distribuiremo, come hai appena detto, al reparto di oncologia di Vallo, alla clinica Gobellis e poi in seguito daremo i riferimenti per le farmacie nelle quali si potranno trovare. Questo opuscolo lo riteniamo di primaria importanza perché i malati oncologici non solo seguono le terapie in ospedale ma spesso continuano anche nel proprio domicilio, per cui è importante avere alcune linee guida per quello che è lo smaltimento dei residui dei farmaci e tutte le norme igienico-sanitarie che vanno adottate. Questo opuscolo vuole essere una guida non solo per i malati ma anche per i loro familiari. Infatti ad addolcire la pillola ci pensano questi meravigliosi pupazzi di cioccolato, perché non ci dimentichiamo che si avvicina il Natale, per cui vediamo anche l'aspetto positivo, cerchiamo di ricavare un po' di calore per queste festività, sebbene siano molto particolari, soprattutto, ripeto, per gli ammalati che si trovano a vivere una situazione davvero emergenziale. Talvolta sono soli nelle camere degli ospedali. MAVU augura a tutti un buon Natale, ma soprattutto una buona ripresa, che il prossimo anno sia un anno migliore, soprattutto dal punto di vista della salute. Sì, ringrazio l'associazione MAVU, scusate per la vicinanza ai pazienti oncologici che ha mostrato in questi 2-3 anni di conoscenza e di collaborazione per questo dono che ha fatto ai pazienti oncologici, ma ringrazio soprattutto il mio ex primario, il dottore Masullo, che è stato l'ideatore all'elaborazione di questo fascicolo molto utile per i pazienti oncologici, soprattutto per quanto appunto riguarda l'indicazione alla prevenzione della contaminazione ambientale da antiblastici. Quindi è un opuscolo veramente innovativo, penso sia proprio il primo nel suo genere. Quindi il dottore Masullo è stato sempre lungimirante nelle sue iniziative, un anticipatore di quelle che erano le discussioni per quanto riguarda la prevenzione in oncologia e quello che riguarda l'impatto sull'ambiente. Quindi è nota la sua dedizione a queste tematiche.